E ancora una volta Andorra è presente a Olio Oliva, il sindaco Mauro De Michelis. Voi tra l'altro avete ospitato anche la partenza 2017 del Giro Olio d'Italia, quindi la vostra unione e il legame con le città dell'olio, Olio Oliva, ormai inscindibile. Ma questa è una vetrina importantissima per la promozione dei nostri prodotti tipici locali, non solo dell'olio ma di tutti i derivati. L'anno scorso e negli anni precedenti siamo venuti qua, ci siamo sempre trovati molto bene, la gente ha apprezzato quello che avevamo da offrire, quello che avevamo da proporre, e quindi credo che continueremo anche nel futuro. Una manifestazione spumeggiante, una manifestazione che guarda anche al futuro, è un territorio che deve come dire, essere unito al di là dei confini geografici. Ma io sono fautore di tutti quelli che fanno sistema, è molto importante fare sistema fra i comuni ma anche fra le varie associazioni per promuovere tutte le eccellenze del nostro territorio, tutte. E tra l'altro lei lo ha insegnato con un'unione dei comuni che ha preso Andorra, Testi, Castellanello, è arrivata a Chiusanico, quindi i confini li avete già battuti. Sì, è vero, ma non è Andorra che ha preso questi comuni, ma tutti insieme abbiamo scelto di dare un servizio migliore a pari costo, e quindi siamo molto soddisfatti di questa offerta che possiamo dare ai nostri cittadini. Sta andando molto bene questa unione Valmero-La Montarosio, credo che in futuro continueremo così anche sotto questo aspetto.